Ha quasi dell'incredibile raccontare quello che ha fatto oggi la Lazio contro il Napoli allo Stadio Olimpico, dopo aver rischiato non di vincere, ma ha avuto ben più di un'occasione di stravincere addirittura l'incontro. Per i biancazzurri continua la maledizione dello Stadio Olimpico, anche se oggi la Lazio ha veramente esagerato. In vantaggio di 2 gol ad 11 minuti dalla fine e con la possibilità di segnare ancora, la squadra di casa si è fatta raggiungere invece un'altra volta. L'inizio di tempo è positivo per il Napoli che, come di consueto, schiera le due punte Careca e Padovano, guardati a vista da Bergodi e Gregucci. Ma è la Lazio che prende il comando delle azioni al 24esimo, va in vantaggio con una bella combinazione costruita da Ruben Sosa e conclusa in maniera eccezionale dal centravanti tedesco Riedle. 1-0, il Napoli accusa il colpo e la Lazio continua ad essere padrona del campo, anche se per un motivo o per l'altro non riesce a segnare subito il gol del raddoppio. Crippa e Riedle poi si incontrano e si scontrano in aria, qualcuno ravvisa gli estremi del calcio di rigore. È una bella Lazio, insomma, che però ha qualche momento di totale assenza in difesa, unica nota stonata di un assetto tattico quasi perfetto. A 2 minuti dal termine del primo tempo arriva il gol di Ferrara, con Fiori, molto bravo fino a quel momento, che non riesce a trattenere il tiro di Alemão. Ripresa, il tandem tedesco Doll-Riedle costruisce qualcosa di veramente bello e spettacolare. C'è da dire che il centravanti adopera la testa come gli altri usano i piedi. È il gol che riporta in vantaggio la Lazio. Una Lazio che sembra giocare contro nessuno, almeno fino al fallo del libero Blanc sul solito Riedle. Tira Ruben Sosa e fa 3-1, ma forse neanche Agatha Christie conosceva il cuore Napoli e la grande ingenuità della Lazio. Il giovane Melchiorri, entrato da qualche minuto al posto di un dolorante Sosa, invece di segnare trasforma. E su questo episodio il match ha una chiara inversione di tendenza. Blanc segna la rete del 3-2 e i biancoazzurri si bloccano le gambe, mentre il Napoli si rovescia alla grande dalle parti di Fiori. A tempo scaduto da 1 minuto arriva il pareggio. Un contatto fuori area tra Padovano e Bergodi fa protestare i laziali, ma intanto il rapidissimo Zola ha già allungato la serie delle vittorie impossibili della Lazio. Voglio solo dire che a Firenze ci hanno accusato di aver rubato qualche cosa, dico se noi a Firenze abbiamo rubato qualcosa... Mi sembra che le squadre che vengono all'Olimpico, sotto questo aspetto, insomma, ci fanno una concorrenza spietata, no? Ranieri, nel finale è saltato qualche schema, però è uscito fuori ancora una volta il grande carattere del Napoli. Ma guardi, io ero contento già per come stava giocando la squadra. Diciamo che ultimamente avevamo raccolto dei risultati, però non tanto lusinghieri sotto il profilo del gioco, no? C'erano state alcune giocate eccellenti di Zola, ora di questo, ora di quel giocatore, mentre oggi pur perdendo 3-1 vedevo che la squadra stava giocando veramente bene, per cui ero soddisfatto sotto il profilo del gioco. Dopo all'ultimo i ragazzi sono riusciti a ragguantare anche il risultato, per cui doppiamente felice. Certe cose naturalmente si discutono solamente nello spogliatoio chiuso, però non è più un caso adesso che la Lazio si faccia rimontare spesso. Ma no, non è un caso, non c'è mai un caso, anche se andando a vedere la partita probabilmente ci si può trovare anche il destino di mezzo, perché qualche piccolo errore si tramuta in gol per l'avversario, quindi direi che qualcosina, un po' di apprensione certamente c'è. Ma non ho mai pensato a dove potrebbe stare la Lazio con qualche ingenuità in meno? Ma... l'ingenuità fa parte del complesso di una squadra e quindi è una componente anche quella. Prima stavi dicendo forse c'è qualcuno che ci sottovaluta ogni tanto. Sì, è probabile che forse si crede di averci domato, però evidentemente non è così. Tra l'altro anche a me sembrava che la partita fosse finita da un po' di tempo, perché continuavo a vedere che i giocatori della Lazio chiedessero all'arbitro la fine della gara, ma credo che l'ultimo gol sia arrivato proprio al 90esimo, ma forse 50 secondi di recupero, non lo so di preciso, e quindi questo probabilmente ha giocato a nostro...